Non è che ne posso sempre fare a meno, infatti io non ne volevo parlare, ma siccome c'è una gentile richiesta, io mi adeguo a quello che il popolo mi chiede. Sai che in televisione fanno sempre così? Molti dicono, chi è che te l'ha fatta questa richiesta? Lo sanno, quelli del popolo lo sanno, quelli che mi hanno chiesto di fare un po' di storia, ma vedi che sono stati tutti contenti. Vabbè, tanto poi io di quelle cose lì qui non ne parlo. Bene. Di quelle che volevi parlare all'inizio, cioè? Della parte più in spirito. In ogni caso, in acqua veritas. Brava Diana, bravissima Diana. Grazie. Poi quando qualcuno avrà delle domande da fare si alza la mano che arriva il vallettino col microfonino. Diceva qua c'è il valletto che se volete fare qualche domanda c'è il valletto che arriva col microfono. Alzando la manina. È quello vestito di viola. Allora, bentornati nel pomeriggio di questa giornata a Torino. Grazie dell'accoglienza, della presenza. E dicevo, mi è stata fatta una gentile richiesta. Vogliono, la terra vuole che si parli un po' di storia. E quale miglior argomento a Torino se non i Savoia? Ne abbiamo parlato un momento stamattina, accennando di un libro che io ho avuto il piacere di aprire e sfogliare. E quindi questi famosi Savoia, sappiate che in realtà prendono il nome dalla Savoia francese. Si chiamano, diciamo, questo libro affermava, ma io lo sapevamo già, che questa famiglia risale al 1000-1100, quindi una famiglia molto antica, che in realtà inizialmente si chiamava Biancamano. Ora, datemi della complottista, ma già Biancamano a me dà un po' da pensare. Però poi prendono il nome dalla Savoia francese. Questa cosa non la fanno soltanto i Savoia, è una sorta di abitudine. Ma quando questo avviene, quando una famiglia lascia il suo cognome e ne prende un altro, quando di solito scappa. Io porto un cognome che è Banco, e se qualcuno è un complottista come me e va a cercare le cose e si va a informare, si accorge che Banco deriva, intanto è un cognome veneto, deriva dai Del Banco, che è una famiglia anche questa non da tenere sotto Banco, perché sono quelli che hanno inventato la banconota, la nota di banco, e quelli che sono i promotori delle banche, ok? Che scappano da Venezia, vanno in Austria, scappano da Venezia perché li volevano proprio assassate, vanno in Austria e si ritrovano in una città che si chiama Warburg, e infatti Del Banco oggi, la famiglia Del Banco oggi si chiama Warburg. Ora, io non ne faccio molto parte di questa famiglia, forse sono del ramo poverino, ma sta di fatto che ha un senso, tutto ha un senso, almeno per me. Torniamo ai Savoia. I Savoia, che prendono, diciamo, la guida del Regno d'Italia,
anzi meglio, prendono la guida dell'Italia e poi del Regno d'Italia fino al 1943, quando Umberto II abdica. Attenzione, ci sono diverse cose che voglio dire sui Savoia. Per arrivare al 1943, perché quello che abbiamo poi scoperto, che è successo nel 1943, si lega benissimo con quello che portiamo, con la verità dei documenti di UPPT. E quindi sul fatto che l'Italia diventa un'azienda di diritto privato nel 1934. Attenzione, i Savoia sono emersi nei nostri studi anche per l'Unità d'Italia. Sapete che abbiamo insieme alla terra siciliana fatto un affidavit, una dichiarazione di assoluta verità storica, prove alla mano, tutte documentate all'interno dell'affidavit, su come sono veramente andate le cose nell'Unità d'Italia. L'Unità d'Italia è stata pagata dai francesi e dagli inglesi. Il caro Garibaldi, eroe dei due mondi, in realtà ha preso un assegno dall'Inghilterra, i 1000 non erano 1000 ma erano un po' di più, dietro, insomma, è tutto scritto in questo affidavit pubblico che, io al caso non ci credo, è stato inviato 3 giorni prima del suicidio del rettore della Cattolica di Milano, che suicidandosi ha lasciato un biglietto game over. Perché abbiamo messo in relazione queste due cose? Semplicemente perché quell'affidavit riportava un rimedio: cambiare tutti i libri di storia. Perché? Perché devo fare imparare a mio figlio, a mia figlia, una storia che non è vera. Perché in realtà la storia è da riscrivere tutta, come è da riscrivere tutta la geografia, la fisica, la chimica, eccetera, eccetera, eccetera. Ma in questo affidavit c'è un punto in particolare che riguarda i Savoia. Questo punto, che devo dire che a me già quello aveva stupito, ma ancora non eravamo arrivati a quello che poi dirò del 43, i Savoia sono proprietari del territorio di Gerusalemme. C'è qualcuno che ride. Ma ancora adesso? Eh sì. Avete compreso? Cioè, quel territorio che è la città santa delle 3 grandi religioni monoteiste mondiali, perché è la città santa sia del cattolicesimo, sia dell'ebraismo, sia dell'islamismo. Ebbene, la proprietà di quella città è dei Savoia, re d'Italia. No, non è più re d'Italia. No? Dove è stato seppellito l'ultimo re? Qua. Qua. Allora, intanto è stato seppellito a Torino, poi è stato addirittura spostato a Superga. Attenzione, in realtà, quando ha abdicato e quando ha vinto la Repubblica, non lo so se avete chiaro che non ha vinto la Repubblica, ma ha vinto la monarchia, ma non poteva in quel momento la monarchia essere la forma di governo, perché necessitava una forma di governo di consenso popolare. Che voglio dire? Voglio dire che quando regna un re, il consenso al popolo non viene chiesto. Perché? Perché sono sudditi. Mentre se c'è una monarchia, una repubblica, allora è il popolo che decide. Mi rettifico, è il popolo che sembra che decide quello che si fa. Quindi è il popolo che col referendum, l'abbiamo visto, no? Quanto valgono i referendum. Quello dell'acqua è solo un esempio, ma ce ne sono molti altri. Sono già 2 volte che ci domandano se vogliamo le centrali atomiche, quindi l'energia atomica, e sono 2 volte che diciamo di no. Mo arrivano le nostre scorie dalla Francia e le vogliono mettere a casa mia, perché veramente le vogliono mettere nella zona dell'Alto Lazio, zona completamente verde, assente totalmente di industrie, che è sotto attacco come tutte le altre terre d'Italia, con pannelli, pale eoliche, eccetera, eccetera. Ma mi potreste dire, su questo argomento
abbiamo bisogno di energia elettrica pulita. Ecco, allora tirate fuori le energie free vere, Tesla, Ina, Majorana, eccetera, eccetera, eccetera. Allora lì sì che parliamo di vera energia pulita, perché chi non lo sa, per smaltire poi pannelli e pale eoliche ci vuole molto di più di quello che hanno prodotto in tutta la loro vita. E ci sono materiali che non possono essere smaltiti proprio, a meno che, rivia, non tirate fuori le tecnologie per smaltire quelle. È un po' un cane che si morde la coda. E lì ci siamo domandati, wow, attenzione, è importante, perché quando noi parliamo dell'Italia e parliamo del fatto che l'Italia è un po' dappertutto, ci rendiamo conto di quanto è dappertutto. Se quel territorio lì è Savoia, ma i Savoia lì non possono legiferare, sono i proprietari, i disponenti, ma non gli amministratori. Voi la conoscete la storia del trust, no? Disponente, colui che dispone del bene, amministratore, colui che lo amministra, beneficiario, colui che ne beneficia. Ma se Savoia sono i disponenti e sappiamo bene Bonifacio cosa dice, la mia domanda subito, immediatamente, faccio una riflessione con voi, la sto facendo adesso. Chi sono i Savoia? Se è la curia che possiede tutto il mondo, allora forse i Savoia sono dei beneficiari di quel famoso trust che diventano disponenti. Ma chi l'amministra quella terra? Chi è che legifera lì? Ve lo dovreste immaginare, vista la seconda bolla papale. Gli spagnoli. Ma va? Ancora. Gli spagnoli possono legiferare perché sono amministratori del trust. Quindi c'è di nuovo la Chiesa dietro, ragazzi, La Chiesa, no, non c'è la Chiesa, c'è il Vaticano, perché la Chiesa è l'Ecclesia. La Chiesa sta seduta davanti a me, è il popolo, la Chiesa. Quindi interessante questa storia dei Savoia, non trovate? Ma molto più interessante che nel 1934, quando l'Italia entra dentro la Security Exchange Commission, i Savoia sono i re d'Italia. Dite che non lo sapevano? Che cosa stava succedendo? Impossibile. Erano re d'Italia, se non sanno loro. Poi arriviamo al 43, dove Umberto II abdica. Chi si è un po' informato e ha visto un po' come sono andate le cose prima della morte di Ratzinger, Ratzinger, Benedetto, Papa, ok, e Francesco, Papa, Bergoglio, c'è stato una sorta di momento in cui c'erano due papi, due Pietro, direbbe Malachia, due Pietro. Il Pietro il romano, che era quello che stava a Roma, e il Pietro che non stava a Roma. Infatti Ratzinger non stava a Roma, ma era papa. Papa di cosa? Se erano due, non si può avere due papi. Bene, ve lo spiego il giochino. Ratzinger, sa, da latinista esperto com'era, quando ha disposto la sua abdicazione, ma non erano i re che abdicavano? Oh sì, c'è un documento che trovate sul sito, che è un parere chiesto nel 2008 dall'America, dallo stato della California, che in quel momento aveva una diatriba giuridica con lo IOR. Chiede il parere a un certo dottor Carmignani, che da giurista ecumenico e canonico dà il suo parere, e in questo parere, che trovate, ripeto, anche tradotto sia in inglese sia tradotto sul sito, abbiamo scoperto che lui, così proprio come se niente fosse, dice chiaramente che la forma di governo del Vaticano è la monarchia. Quindi un re, il Papa è un re. Bene, cosa fa Ratzinger? Ratzinger, che sa benissimo che i poteri della Chiesa sono tre: il potere temporale, quello che amministra il regno, ok? Il potere pastorale, che è quello di governo sui sudditi,
che sarebbero il gregge, no? Giusto? E poi il potere spirituale, che non può essere tolto da nessuno, perché è la reggenza data dal divino. Bene, Ratzinger, nelle sue dimissioni, abdica il regno, non la reggenza. Quindi lui rimane spiritualmente re fino a quando non respira l'ultimo respiro. Lì a quel punto Ratzinger muore e quindi il Papa diventa Francesco, che avendo solo il regno e non la reggenza, era solo vescovo di Roma. Riesco a passarvi queste informazioni perché è un po' contorta la cosa, no? Il regno, la reggenza, il regno lo dà l'umano, la reggenza lo dà il divino, e i re sono tutti, secondo la storia, guardate, i faraoni, era Ra che dava il potere al faraone. È la stessa cosa, non è cambiato assolutamente niente. Bene, se andiamo a guardare la Gazzetta Ufficiale, dovrebbe essere la 151, non sono certa, ma c'è tutto sul sito anche qui, e è pronto, non è proprio pronto, finito, ma stiamo lavorando per farne un altro di affidavit con la verità sui Savoia, che saranno un po' preoccupati di questo. Perché? Perché già è stato molto chiaro subito che in quella Gazzetta Ufficiale Umberto abdica il regno, ma non la reggenza. Quindi attenzione, oggi l'Italia è una monarchia a tutti gli effetti. Sto regno è amministrato non da un altro papa, ma dalla Repubblica Italiana, alias Italy Republic of. Lo vedete il giochino? Lo riusciamo a vedere il giochino? Io rimango re, ti do il regno, quindi chi è il presidente della Repubblica? Si chiama luogotenente. Il presidente della Repubblica è il luogotenente del re. Attenzione, se il presidente della Repubblica è il luogotenente del re, è il disponente di un nuovo trust. Quando mi avete sentito parlare, se avete sentito qualche altro intervento, io spesso parlo di un bailment, dove il presidente della Repubblica è il disponente, dove il presidente del Consiglio è l'amministratore e dove il beneficiario, tadan, è sempre il MEF. Eccolo qua. Questo è il regno amministrato dal luogotenente del re. Quando durante la panfantasia vedevamo un certo conte che col favore della notte, perché lo faceva alle 11 di sera su Facebook, ci portava le notizie sui nuovi DPCM, e la gente si domandava: ma perché un DPCM può governare un paese quando è un atto amministrativo? Perché dietro a quell'atto amministrativo non c'era un qualunque che poteva dire, ma c'era il vice luogotenente del re. Avete capito? Vi è chiaro come stanno le cose? Ma perché vice luogotenente? Perché il luogotenente è il presidente della Repubblica. Ah, e Conte sarebbe stato il vice. È il vice luogotenente del re. E infatti erano sempre loro due che apparivano. Se vi ricordate, il governo dov'era? Non c'era, perché era in atto un trust più alto, superiore. E ecco perché il governo non poteva intervenire, perché il governo è una parvenza di Stato, mentre il vero trust che governa l'Italia è quello. Lo so che non è facile fare 2 più 2, però noi che conosciamo un po' la storia di UPPT e le motivazioni di UPPT e la Italy Republic of, è molto evidente come stanno le cose. Non è... Non puoi parlare senza microfono, o ti fai microfonare oppure... Aspetta. No, dico, comportandosi in questo modo ci hanno fatto vedere palesemente
hanno manifestato un qualcosa che noi non sapevamo, ma ci hanno dato la possibilità di venire a conoscenza. Ma guarda che il sistema te le dice sempre le cose, perché conosce le leggi e le conosce benissimo. Quindi il sistema, ve lo dico, fino ad oggi che noi siamo emersi dalle acque e siamo tornati a reclamare il diritto, era in onore. Eravamo noi in disonore. Come noi? Schiavizzati eppure in disonore? Eh sì, gli abbiamo dato consenso. Davanti alle leggi questo è, va bene. Dov'è il problema? Siamo qui per sperimentare qualsiasi cosa, pure la schiavitù. E l'abbiamo scelta noi. Ma noi non lo sapevamo bene, questa si può chiamare attenuante, ma non è che cambia molto le cose. Non è finita la storia. Perché? Perché oggi ancora è così. Queste sono indiscrezioni, ve le dico perché me le sono state dette, ma non ho io. Fino adesso di quello che ho detto ci sono le prove. Le prove vuol dire i documenti originali, che sono la Gazzetta Ufficiale, cioè voglio dire, non è che è una cosa che Barbara Banco stamattina si è inventata, è la Gazzetta Ufficiale della Italy Republic of, alias Repubblica Italiana. Non è finita qui. Perché? Perché dovete sapere che noi oggi veniamo governati con dei codici, il codice civile, il codice penale, il codice di procedura civile, il codice di procedura penale, la Costituzione, giusto? Giusto. E chi li fa esercitare questi codici e, diciamo, sentenzia su questi codici? La magistratura. Bene, tutti questi codici, compresa la magistratura, ad oggi, questo è facilmente controllabile, basta andare su internet e guardare, sono tutti i decreti regi. Ancora oggi? Eh già, ancora oggi. Ma non basta. Dovete sapere che i decreti regi istituiscono il catasto, istituiscono il PRA e istituiscono l'anagrafe. Cosa sono questi tre? Sono i pubblici registri della Italy Republic of. Quando un'azienda detiene dei pubblici registri, sono un po' come i magazzini, i registri dei magazzini dell'azienda. Bene, in questi magazzini cosa c'è? C'è la merce dell'azienda. Non ci può essere qualcosa che non è dell'azienda se sta nel pubblico registro dell'azienda. Bene, nel pubblico registro automobilistico cosa si stanno? Tutto il parco macchine dell'azienda. Quindi parliamo di tutte le nostre auto. Ma non erano nostre. Quando le avete comprate, avete pagato le tasse? Sì. Ma avete dovuto chiedere il permesso a qualcuno? Al PRA. Semplicemente avete passato dentro il magazzino l'utilizzo di quelle merci da uno a un altro reparto. Né più e né meno. Questo vale anche per le nostre case che sono dentro il catasto. Uguale. Che dobbiamo fare quando dobbiamo andare da un notaio che ci fa l'atto di compravendita, sempre interna, perché gli operatori di questa azienda si chiamano persone fisiche. Da un operatore a un altro, da un trust a un altro. Sono robe interne, Sono robe interne. Ultimo e non ultimo, registro biologico, l'anagrafe. Uguale, i nostri certificati di nascita passano dall'uno all'altro nei mercati internazionali. Anche in svendita, ve lo dico. Abbiamo trovato una finestra di svendita. BlackRock, Vanguard. Ok, questi nomi che ormai un po' tutti conosciamo. Perché è ancora tutto un regio decreto? Perché ancora tuttora
l'Italia è una monarchia, forma di governo nascosta. E non è neanche questo tutto. Nei nostri studi abbiamo scoperto, e qui c'è la Franci, dov'è la Franci? Puoi venire un attimo qua, perché questo studio lo abbiamo fatto insieme e mi sembra giusto e doveroso farvela conoscere, perché questa è una vera e propria donna viva. Eccola. Ciao, Laura. Ciao, amore. Allora, te lo lascio dire a te. Quello 132 del codice di procedura civile è un articolo. Adesso gli mi hai preso un colpo. Perché ha detto qual era quello? Per i numeri. Te lo dico io. Ti dico solo il titolo e tu comprenderai subito. La sentenza. Quando in tribunale diciamo e sentiamo la sentenza del giudice, questa sentenza, come si dice, è regolata dall'articolo 132 del codice di procedura civile. Andatela a guardare. Della sentenza. A oggi cosa si dice in tribunale? In nome del popolo italiano. Giusto? C'era chi c'è stato, chi non c'è stato, va bene, ma questo è, no? Nel nome del popolo italiano. Mentre nel codice di procedura civile regio decreto c'era scritto in nome del re, in nome del re d'Italia, del re d'Italia d'Etiopia, di Cipro, di Cipro e di Gerusalemme, e di Gerusalemme. E mi direte, e noi ci siamo domandati, ci sarà un momento giuridico dove quella 132 è cambiato, ma se cambia un articolo del codice di procedura civile, guardate che deve essere scritto, bello scritto, ogni legge che viene cambiata, ogni norma che viene cambiata deve passare per la Gazzetta Ufficiale. E lì ci siamo un po' dati da fare per controllare quando è successa sta cosa. Non è mai successo. Quando io l'ho detto a un amico avvocato siciliano, un certo Renato, lui mi ha detto ma no, ma non è possibile, dai aspetta, sarà successo, cercalo, gli ho detto. A oggi lui con i suoi canali, quindi con le sue modalità di ricerca, non ha ancora mai trovato quando è successo. Quindi si presuppone, siccome ancora potrebbe succedere che troviamo quando è successo, perdonate il giro di parole, ad ora, ad oggi, non è mai successo. Come non è mai successo che sono cambiate tante norme che noi applichiamo oggi, ma che non sono passate per l'iter burocratico. Corretto. Una di queste leggi si chiama Costituzione Italiana. Oh. Questo viene da una grande donna che si chiama Sabrina, un giudice che io spero presto di farvi conoscere a tutto il popolo, ma succederà presto, che è un giudice di pace. Lo so, tu dici, chiacchieri tu, che ci sto a fare io? Niente, mi fai compagnia. Ti faccio compagnia, volentieri. Mi fai compagnia. Questa donna, questa Sabrina, che ripeto è un giudice di pace, che opera ancora, e che è stata una delle prime che ha capito, sì, come avvocato, però giudice di pace onorario, allora, diciamola tutta, ha compreso, una delle prime che ha compreso che la legge Cartabia avrebbe totalmente distrutto i giudici di pace. Vabbè, noi che ci importa? No, invece ci importa, perché il giudice di pace in realtà è il conciliatore, è quella figura giuridica dentro quel recinto che somiglia tanto, tantissimo alla legge naturale, perché loro ce lo devono sempre lasciare un pezzettino di legge naturale, eh? Quindi i primi eliminati sono proprio quelli della legge naturale, cioè quelli che non vanno a giudicare, vanno a cercare di conciliare le parti, un po' quello che dicevamo prima,
cioè se c'è un problema tra uomo e uomo, chi mi rivolgo? A qualcuno, a un saggio del popolo che mi aiuta a risolvere la diatriba. Giusto? Giusto. Bene. Quando l'ho conosciuta in presenza, grazie a Marina, in presenza c'era anche il presidente, ex presidente di Cassazione a Sezioni Unite, che vi presenterò con piacere, forse a breve, anche lui. Lei è arrivata, ci siamo incontrati nella comunità di Acuto, è arrivata col marito, c'era il presidente, c'era Marina, c'ero io, c'erano altri due del popolo, e al marito gli ha detto, mi prendi, adesso siamo operativi subito, operativi, al marito gli ha detto, mi prendi il computer per favore? Intanto che il marito gli portava il computer, lei si è girata a me e ha detto, dopo che mi hai detto quella roba che te, che io pensavo che tu fossi fuori di testa, perché lei ha sentito chiaramente un video, come tutti noi, ha sentito sta donna che chiacchiera e dice delle cose sempre più folli. Benvenuti. Lo so, ma è così. Mi è venuto e l'ho controllate, diceva il presidente, l'ho controllate e è tutto vero. Ma poi mi è venuto un dubbio. Ma vuoi vedere che questi sono andati pure a inficiare le loro stesse leggi? E quindi che cosa ha fatto? Ha preso il decreto di applicazione della Costituzione. In quel decreto ci sono le norme applicative della Costituzione. Non si scappa, sono lì, articolo 1, 2, 3, 4, 5, si fa così, si fa così, si fa così. Quel decreto diceva, ci vuole, visto che il governo italiano ancora non esisteva, perché non c'era nella Camera, nel Senato, la firma alla Costituzione fatta dai padri fondatori, padri costituenti, era da fare dal Presidente del Consiglio. Bene, lo ha fatto il Presidente del Consiglio. Spunta, bravi. Secondo, l'applicazione deve avvenire entro una settimana. Il Presidente del Consiglio firma la Costituzione il 27 dicembre 1947, la Costituzione viene applicata il 1 gennaio 1948. Bravi, spuntata. Spunta. Sotto c'è scritto, al momento della Costituzione del Governo, Camera e Senato, la Camera e il Senato devono approvare quella Costituzione come primo atto della Repubblica. Non c'è nessuna spunta. Non l'hanno mai fatto? Quindi lei dice, lei stessa giurista, davanti a un giurista, dice la Costituzione non è valida. Non è valida. Avete capito perché l'hanno calpestata, l'hanno schiacciata, l'hanno girata, ci hanno fatto i coriandoli? Perché non è valida. Quadra tutto, vero? Se quadra. Quadra, tondo, retondo, giri, tutti, l'esagono, l'ottagono, come vi pare. Ma non finisce è qui. Finita. Se voi guardate i nostri cari, carissimi atleti, che tornano da quella cosa che si è chiamata Olimpiade, in Francia, vi prego, guardatelo, perché è mandato, siccome io mio padre ancora la guarda la televisione, non è che gli posso fare niente, mi sono ritrovata lì mentre si vedeva questo atto bellissimo dei nostri atleti che tornavano dalle Olimpiadi e portavano la bandiera italiana al Presidente della Repubblica, quindi portavano il fregio del re al luogotenente. Se la guardate quella bandiera c'ha le frange oro, spudoratamente c'ha le frange oro. Attenzione, che cosa ci fanno le frange oro che vogliono dire guerra su una bandiera dell'Olimpiade? Con i loro autografi. Gli autografi degli atleti. Si chiama, davanti a tutti, consenso alla guerra. Perché in quella famosa Costituzione, che non è una Costituzione ma è un pezzo di carta, che tra l'altro, altro non è che un regolamento interno dell'azienda nata nel 1934, Italy Republic of,
è il consenso a fare la guerra, perché sennò l'Italia non la potrebbe fare la guerra, c'è scritto nella Costituzione. Ma per finire di stupire, la Costituzione italiana, il codice civile, il codice penale, il codice di procedura civile, il codice di procedura penale, lo stemma dell'Italia, lo stemma dei carabinieri, lo stemma della polizia, tutto trovate sul sito, prove alla mano, sono dentro aziende di diritto privato canadesi. Canadian Trademark. Canadian Trademark. USA Trademark. Trademark WIPO. Che cosa sono queste aziende trademark? Sono aziende che detengono marchi. Aspetta un attimo. Allora, l'Italia è un'azienda di diritto privato. Se ne potrà tenere lei i suoi marchi? No. No. Non abbiamo neanche i nostri marchi. Quindi come azienda non ha... ci avete presente il marchio della Repubblica Italiana? Non è nostro. Non è della Italy Republic of. È di un'azienda che ne detiene il possesso. Io suppongo che paghiamo pure i diritti. Eh certo. Ogni volta che mettiamo polizia sulle macchine, stiamo pagando delle royalty internazionali. Ogni volta che la nominiamo la Costituzione, non so, faranno a forfè. Negli ultimi anni avranno guadagnato miliardi. Come la SIAE. Tutte le volte. Come la SIAE. Tutte le volte che abbiamo nominato la Costituzione. In piazza. E ogni volta che un giudice entra al tribunale che lo apre quel codice civile. Avete capito? Ultimo non ultimo. La Italy Republic of azienda, in realtà questo nome lo prende, voi direte, era Regno d'Italia, nel 1934 entra come Regno d'Italia, era Regno d'Italia, come c'entra? Con il dicastero delle corporazioni di Mussolini, firma Jung, che sta come ministro del tesoro 3 anni e dopo aver fatto questo atto, dopo 6 mesi sparisce. Di chiara provenienza ebraica. Il periodo storico non era proprio favorevole per gli ebrei, però noi eravamo bravi, ok. Attenzione, quanto si è chiamata così? Quanto tempo il Regno d'Italia S.P.A. si è chiamato Regno d'Italia S.P.A.? Uno suppone fino al 48. Almeno fino al 48, poi dopo il 48 è diventata Repubblica Italiana? No, nel 2002. Fino al 2002 la Italy Republic of si chiamava Regno d'Italia. Regno d'Italia. S.P.A. Non è strano? Gennaio 2002. Cosa succede? Pochi mesi prima. 11 settembre 2001. Ma lo sappiamo benissimo cosa è successo, ha scosso tutto il mondo. Infatti la maggior parte non sa perché è successo. È successo perché negli anni 70 un gruppo di agricoltori e soprattutto allevatori texani fanno una causa alla Banca d'America, questo l'ho detto anche ieri, ma lo ridico anche oggi, alla Banca d'America. Beh, che problema c'è? È la Banca d'America, siamo in America. Bene, andatevi a fare una ricerchina, perché la Banca d'America, volete sapere come si chiamava prima? Banca d'Italia! Non sto scherzando. Non sto scherzando. La Banca d'America prima si chiamava Bank of Italy. È fondata da un italiano che va all'estero, che si arricchisce e decide di fondare questa banca, siccome era italiano la chiama Bank of Italy. Con questa Bank of Italy ci si costruisce il ponte di Brooklyn. Come si chiama? Lui, l'italiano, adesso non mi viene il nome, però se tu cerchi Bank of Italy, Banca d'America, lo trovi, la storia della Banca d'America lo trovi. Te lo ricordi come si chiama lui? Te lo trovo, se me lo fai cercare te lo trovo. Ok, attenzione. No, se me lo dite, lo trovate, che mi fate un favore, così lo diciamo anche il nome, perché così è facile ritrovarlo. Perdonate il vuoto.
posso fare il collegamento con l'edificio 7, se vuoi. Nel 1974... Però aspetta un attimo, fammi finire questo e poi intervieni, per favore. Lui cosa fa? Si arricchisce e poi dice, ok, presto i soldi e do anche il lavoro. Così, presto i soldi e sono sicuro che la gente a cui presto i soldi poi me lo ridà, quel prestito. E diventa sempre, come si chiama? Amedeo Giannini. Amedeo Giannini. Amedeo Giannini, grazie, grazie popolo, fantastico. Amedeo Giannini. Quindi cosa dice? Gli do anche il lavoro in maniera che poi mi restituiscono i prestiti. Poi arriva, finisce la costruzione del ponte di Brooklyn, questa banca diventa molto potente e ecco che si cambia nome. Diventa Bank of America. È chiaro che siamo dappertutto, l'Italia è dappertutto? Sì, è dappertutto. Bene, adesso c'era una domanda? No, era una considerazione. Una considerazione. Che prima ancora di diventare Banca d'America, in Italia, nel 1974 ho aperto il mio primo conto corrente bancario e la banca si chiamava Banca d'America ed Italia. Stai dicendo che nel 1974, quando ho aperto il conto, la banca si chiamava Banca d'America ed Italia. Ma è quella? È quella, eh? Capite? Sì, 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 Nico, capite quanto è confusa la storia? Bene, torniamo, non me lo perdo il filo, tranquillo, però grazie di avermelo ricordato. Torniamo a quei famosi allevatori che fanno causa a Banca d'America, che alias Banca d'Italia. Chiaramente la loro accusa era gravissima, anatocismo, signoraggio, parlavano di interessi gonfiati e inizia al congresso americano una lunga, lunghissima causa che viene chiusa, archiviata e poi un altro presidente arriva. Beh, stiamo parlando di 30 anni, quattro presidenti degli Stati Uniti e avvocati su avvocati fino ad arrivare alla sentenza definitiva dove vincono questi agricoltori e allevatori. Ma cosa vincono? Vincono la chiusura della Banca d'America e del World Bank. Cosa significa? Significa che le banche in realtà non sono solitarie, non è che c'è una banca lì, una banca là, no, le banche sono un circuito, si dice, no? Il circuito bancario. Vuol dire che se ne cade una, ne cadono tutte. E ecco per quale motivo arrivano i governi a sostenere il Monte dei Paschi, il Banco Ambrosiano. Tutte queste cadute sono cadute col paracadute per i governi, ma per la gente no, perché la gente, per Banco Ambrosiano, chi ha seguito un po' quella storia si rende conto quanti sono falliti, quanta gente è fallita. Ricordatevi il 2008, Sud America, quanta gente si è buttata dalle finestre. Ma loro rimangono sempre in piedi. La sentenza parte e viene, dovete sapere che nella common law, quindi il diritto anglosassone, la sentenza non la emette il giudice, la emette la giuria. La giuria è formata da chi? Dal popolo. Giuria popolare. Ecco perché nel diritto anglosassone le sentenze sono legge, perché non è uno che le fa, è il popolo che le fa. È un po' diverso da quello italiano, perché nell'italiano è il giudice che fa la sentenza, è lui che decide, e infatti non fa giurisprudenza la sentenza in Italia di un giudice. Ma fino a che il giudice non l'ha pronunciata, quella sentenza non è esecutiva. Bene. La mattina dell'11 settembre, nel World Trade Center, dove non c'erano solo uffici, c'erano anche uffici di tribunale, aziendali tutti, ma sempre di tribunale, doveva essere letta la sentenza già registrata negli archivi della CIA nell'edificio numero 7.
Lo vedete come funziona la storia? Lui la stava per pronunciare e dire che tutto il mondo bancario era finito, perché era già stato sentenziato dal popolo. La sentenza era nell'edificio 7, già registrata. L'edificio 7 e il World Trade Center sono venuti giù, sono morti dentro 1000 tra uomini, donne e vigili. Dice, ma veramente l'America si è fatta questo? No, quello è niente. È chiaro? E ecco che, siccome nel 2001 quel sistema bancario era finito, ma con quell'atto predatorio hanno fatto finta di niente e hanno ricominciato tutto da capo, l'Italia ha approfittato per riscriversi come Italy Republic of. Ma attenzione, tutto quello che era prima è uguale a oggi. Non è che il precedenti dice vabbè era un'altra cosa. No, fino al 2001 era Regno d'Italia. Perché? Perché, ripeto, da indiscrezioni, queste non ho una prova scritta, ma ve la dico, perché credo proprio che chi me l'ha detto sappia di che cosa sto parlando, perché me l'ha detto proprio chiaro e tondo quando io gliel'ho detto, mi ha guardato e mi ha detto, come stamattina l'altro, questo è un altro, mi ha detto, sì, visto che l'hai scoperto, ora te ne dico una, che mi dici? Semplice, che le liste elettorali italiane, prima di passare ai voti, vengono vidimati dal re. No. Capite che quando vai a raccontare una storia del genere e ci si espone in questo modo a raccontarla, se non c'hai le prove di quello che dici, dovresti minimo essere arrestata per, non so, che tipo di... Vilipendio. Alto tradimento. No, quello ce lo fa solo il presidente e mi pare che l'abbia fatto più e più volte. Ci stai accusando il presidente della Repubblica di alto tradimento? Sì. E se c'hanno le prove per dirmi che non è vero, mi dovrebbero arrestare. Mentre invece mi mandano le iene. C'è qualcosa che non va. C'è qualcosa che non va. E la gente, santo Dio, se ne comincia a accorgere, si comincia a fare delle domande, si comincia a domandare perché sta succedendo tutto questo, perché ormai i nostri titoli di nascita dentro la Security Exchange Commission, dove sta la Italy Republic of oggi come azienda di diritto privato, ora sono un debito per loro, meno 10 miliardi a testa per loro. Quindi come facciamo a eliminare tutti questi debiti? Come facciamo di solito? Eliminiamo il problema alla radice, togliamo di mezzo più gente possibile e facciamo in modo di farli morire più piano possibile, perché così nel frattempo guadagnano le nostre case farmaceutiche. Lo so che non è una bella storia, ma è bene saperla però. Che dici, Fra? Dico di sì, è bene saperla. Cosa posso aggiungere? Potrei aggiungere la motivazione dello stare dritti in piedi. Che cosa significa? L'esercizio del diritto, la dire basta a chiedere il consenso. Io ho dei diritti, no, io sono il diritto, lo esercito stando in piedi di fronte al popolo, testimonio la frode, porto l'evento della denuncia che hanno portato i 3 trustee. Che Barbara, grazie al cielo, ci sta portando ancora, minuto per minuto, e grazie al cielo non si è stancata.
perché dal 2013 sfido chiunque, a parte che si porta questa cosa, questo bagaglio importante da che era bambina, la sua storia lo racconta, chi è Barbara? Non la racconto di solito. Ma questa cosa del diritto, della deprogrammazione interiore, della frammentare, distruggere, demolire dentro di sé tutti questi programmi, a tratti dolorosissimo. C'è chi ci piange perché ha vissuto per anni in un certo modo e dice: non ci posso credere. Quanto tempo ho perduto? E poi sorride perché dice: wow, quanto tempo ora posso recuperare? Attraverso che cosa? La denuncia pubblica. Io esercito il diritto. Se continuo a illudermi che anche solo dicendo nego il consenso a chi e a che cosa, anche negando il consenso, io sto riconoscendo ancora quella finzione giuridica. Ah, se nego il consenso a qualcosa, se nego il consenso a qualcosa che arriva alla finzione giuridica, vuol dire che sono io che lo nego, quindi è la finzione giuridica che lo nega. Non sono io quella che stai cercando. Esattamente. Se non sono io il destinatario, la destinataria di ciò che il sistema mi manda, a cosa devo negare il consenso? Non mi riguarda. Ecco cos'è l'esercizio del diritto. Poi tutto parrebbe così complicato di fronte ai documenti che noi abbiamo nel sito, il percorso, il cammino iniziale, quella destrutturazione necessaria anche attraverso la fase spirituale, soprattutto, che mi porta a è questo il gesto, io mi dono per poi accogliere, e perdono prima me stessa, perché altrimenti non posso portare il perdono in trasparenza fuori. Questa è la nostra ricchezza. Non sono le case, non sono le auto, non sono i gioielli. L'esercizio del diritto è la vera ricchezza che ognuno di noi può avere. Il proprio talento in dono. Oh, porto il mio talento al popolo. Quel dono che io ho ricevuto a mia volta, chi lo riceve da me lo donerà a sua volta, a cascata. Non c'è altro metodo, non c'è un altro modo. Quest'oggi a pranzo dicevo: non ci sono le uscite di sicurezza. Io posso anche farmi bella, e io l'ho fatto seguendo un altro percorso di autodeterminazione cosiddetto, ce ne sono molti, ma quella è un'uscita di sicurezza perché cerco il riconoscimento. Da dove sono entrata nel cinema di questo film? Da là devo uscire. Se cerco un'uscita di sicurezza, perché l'uscita di sicurezza è quel timbro, no? Io come faccio a dimostrare questa verità che sto portando se non ho un timbro? Quella è un'uscita di sicurezza.
Poi fuori dall'uscita di sicurezza però posso trovare una recinzione, come spesso accade. Un percorso che ti riporta dentro. Che mi riporta dentro. Perché di solito le uscite di sicurezza non è che portano nei campi. La maggior parte delle volte sono percorsi che poi sempre all'ingresso da dove sei entrata ti portano. E quindi la tana del bianconiglio è profonda, ma il cappellaio matto festeggia il non compleanno di tutti noi. Il non Natale. Il non Natale. Ok, quindi donare attraverso la propria conoscenza, pronti, siamo pronti tutti. Tutti quanti siamo pronti a ricevere questa cosa. Essere preparati è altro. Esatto. Esatto. Voglio che aggiungi qualcosa però al tuo bellissimo intervento. Sì, amore. Ti prego, perché altrimenti, perdonami, se no non si sente. Sì, scusami. Perdona, perdonatemi, stiamo parlando di diritti. Esatto. Noi siamo il diritto. Ma da cosa mi viene il diritto? Dal dovere. Esatto. Sai com'è? Quindi, torna al mio talento. Torna al mio alzarmi in piedi. È un dovere alzarsi in piedi. Alzarsi in piedi. È un dovere. Altrimenti, ma quale diritto regaliamo se non ci alziamo in piedi per dovere verso chi? Verso noi stessi. Verso la verità e davanti a quelle leggi a cui noi solo rispondiamo. Quelle universali, quelle immutabili. Perché vedete bene che le leggi di cui tanto si fregiano le varie eventuali istituzioni sedicenti non sono altro che norme schiavistiche e menzogniere. Se una norma è lontana da quella legge dove la trasparenza e la responsabilità e l'onore sono la base del tavolo, allora quelle norme sono nulle e annullate. È esattamente l'azione di OPPT 1776. Nulle e annullate ab origine dal 1934 e dal 1302, perché uno dei documenti di OPPT, che è il 047 finale, attenzione, c'è un archivio sul sito, potete andare, aprirlo e sfogliarlo, cercate il 047 finale del 2012, dovrebbe essere ottobre 2012, dove vedrete che si chiama proprio riconciliazione. Sì. Quello è l'annullamento delle bolle papali, che, guarda un po', sono state annullate, soprattutto la DOD, quella che permette agli infanti di Spagna di legiferare anche a Gerusalemme, dove c'è la guerra adesso, dove c'è sempre stata la guerra, sempre lì. Perché? Ora vi spiego anche questo, se volete. Perché continuano a fare le guerre? Cioè, perché fanno soldi? No, perché c'è un contratto che va rispettato per loro, ok? Quella DOD, quella Doctrine of Discovery, e questo anche è pubblico, questo anche è trovabile, questo anche è a legge canonica del Vaticano, quella bolla papale è stata annullata il 30 marzo 2023, 3 anni precisi dopo l'invio della prima PEC, 30 marzo 2020. Quell'annullamento e ripudio, alla detta dei giuristi mondiali, non mi va che mettere così, che se no, no, mi sembra brutto, dei giuristi mondiali, dice, alla luce di questo annullamento dovremmo riguardare tutta la giurisprudenza dal 1351 a oggi.
Capite che cosa portiamo? Noi portiamo, no, il giudizio, quella giustizia che non è nella nostra mente, la stiamo solo esercitando quando entriamo però in quel dovere. Questa cosa deve essere chiara. C'è un dovere prima, perché sennò io il diritto non lo posso reclamare, perché i proverbi di cui mio nonno mi ha nutrito per tutta la vita, e chi mi conosce lo sa che continua a connominare, sono indicativi. Prima il dovere e poi il piacere. Ve l'hanno detto pure a voi, scommetto, vero? Perché dovete sapere che i proverbi sono la legge naturale. Me l'ha detto tuo nonno. Vero? Sono la legge naturale. Perché vengono dalla terra. Chi tace acconsente. Fai del bene, scordati, fai del male e pentiti. Non so tutte le leggi? Queste sono le leggi. E allora non andiamo a cercarle scritte. Ce le abbiamo nella pelle, nelle ossa, nelle cellule. Perché la legge naturale è immutabile, non c'è bisogno di scriverla. È lì, davanti a tutti noi. Sei d'accordo? Sono d'accordo, assolutamente. E hanno tentato nell'infausto. Pure a me non mi va che mi tieni il microfono. Vedi, questa è l'autodeterminazione, capito? L'infausto quadriennio, che cosa ci ha portato a vedere? Hanno tentato di cancellare i testimoni di quella che è la nostra storia. Ce li hanno decimati. Prima ci hanno provato con questa cosa, l'aborto, no, prima il divorzio, o prima l'aborto. Ma guarda, non secondo me il tentativo è continuo. È tutto, è un continuo, dividi e ti impera. Ci hanno soggiogato portandoci negli stadi di qualsiasi sport. E la ciliegina sulla torta, lo sterminio dei nostri nonni, dei nostri padri, per chi di noi è un po' più grande. Però noi portiamo con la memoria. Attraverso che cosa? L'acqua. L'acqua. Non c'è io so di più e tu sei di meno, io sono più intelligente perché ho più capacità. O tu sei meno intelligente perché non sei capace di fare questo, di fare quello. Che non hai studiato. Che non hai studiato. Troverete, quando vi avvicinerete ai documenti, che ogni io sono contribuisce in egual misura a io sono. Cosa vuol dire questo? Non sono bassa, non sono alta, non sono grassa, non sono magra, non sono più intelligente, meno intelligente, non sono più bella, non sono più brutta, non sono giusta, non sono sbagliata, non sono nera, non sono bianca. Io sono. Stop. Fine. Grazie. Posso andare? Se vuoi, sì. Ci vuoi andare? Vai. Ti ringrazio. Grazie, grazie a noi. Allora, Davide, mi dai un tempo? Devo, no, se mi fai così mi preoccupo. Un'ora scarsa. Ok. Continuo con la storia? Dicevamo prima che continuano con le guerre. Perché? Perché pensiamo che continuino a fare le guerre, perché? Perché l'industria bellica è l'industria che, col piano Marshall per esempio, ha salvato l'economia americana. Dobbiamo tornare un po' indietro, un pochino indietro. Ci avete presente dove sono nati i re?
Beh, gli ultimi re sono nati tutti nel feudalesimo, i nobili feudatari che diventano poi i re. Bene, ma la terra, prima all'inizio, cos'era? Di chi era? Di chi ci abitava? Era del contadino che la lavorava, era dell'allevatore che poi, raccolto il grano, ci portava gli animali a mangiare la stoppia, dalle mie parti così si chiama, era della gente che ci si costruiva un riparo per le intemperie, per la famiglia, per riscaldarsi. Vi risulta? Quindi c'era qualcuno che era proprietario della terra? No. E allora chi erano questi? Erano i custodi di quella terra. Questo concetto, custodia, proprietà, c'ha una storia. E se avete piacere ne parliamo. C'è anche una bellissima intervista fatta e mandata anche su Lombardia TV con Nicoletta Recchia, che è una storica ricercatrice bravissima, molto accurata, che ha fatto più di un intervento per il popolo, nel popolo, perché è una donna del popolo. E vi consiglio di andarla a cercare sul nostro canale OPPT Truth. Gli allodi, era l'allodio primigenio, era il luogo dove l'uomo era custode della terra. Che cosa succede? Il feudalesimo, siamo in un momento storico dove il popolo, il contadino, ha paura delle invasioni barbariche. Attenzione, lo ripeto, ha paura. La paura viene dalla non conoscenza. La paura viene dal non sapere chi sono. Attenzione, la prima vera legge universale è conosci te stesso. Quindi, da un non rispetto delle leggi universali. Perché? Perché quando ho paura, cosa faccio? Mi faccio un recinto. Mi ci chiudo io dentro quel recinto, vedete? Perché penso che quel muro, quella rete, mi protegga da qualcuno che mi vuole invadere. Quindi sono i contadini che danno ai feudatari la terra. La danno in cambio di protezione. Mi proteggi, così io sto tranquillo, perché tu c'hai le armi, c'hai l'esercito, che vi ricordo era sempre fatto dai contadini, figli dei contadini. Giusto? No, non è giusto, è così. Bene, i feudatari diventano amministratori delle terre, tanto che quei contadini stessi sono costretti a quel punto a pagare un affitto della loro stessa custodia, della loro stessa terra. Non solo, sono costretti a fare le corvée. Sapete cosa sono le corvée? Ve l'avete mai detto, oggi sei dei corvée? Che vuol dire? Vuol dire che in più avevano delle giornate annuali durante l'anno dove dovevano andare al castello ad aiutare ai lavori del castello. In cambio di cosa? Protezione e metà del raccolto. Perché metà se lo prendeva. E poi c'erano le tasse da pagare. Oh, mi pare che è uguale a oggi. No, ma uguale proprio? È vero? Poi ci farà la dichiarazione dei redditi, e, giusto? Bene, ma l'età feudatale, l'età feudale è finita. Ma quel contratto lì, quell'accordo lì, che cosa prevedeva? Prevedeva che io ti davo la terra perché c'era la guerra. Finché c'è la guerra, la terra è nelle tue mani, perché mi stai proteggendo. In un contratto del genere io ci avrei da accepire almeno due cose
che lo rendono invalido, nullo e annullato. Quali sono? Primo, è in frode. Perché? Perché tu a me mi stai proteggendo da te. Cioè, quindi c'è un problema, giusto? Sei proprio te che mi fai la guerra, quindi in parvenza di qualcun altro e c'è un conflitto di interesse, quindi il contratto è nullo. Ma secondo, quel contadino poteva consegnare la terra al feudatario? Non era sua. Non era sua. Ecco perché ancora ci abbiamo le guerre, attenzione, ce l'abbiamo perché quel contratto possa rimanere in auge. Ah, quindi è un pizzo. Se lo chiami tangente, lo chiami pizzo, puoi chiamare come vuoi, però quello è. Quello è. Ancora, tuttora. Pure questo è interessante da sapere, non trovate? Molto interessante. E quando finisce il regime feudatario? Finisce alla fine del 1800 con Napoleone Bonaparte. Quando Napoleone Bonaparte dice il regime feudatario, lo dice a Dolce Acqua, lo dice a Dolce Acqua. Dov'è Dolce Acqua? In Liguria. Vicino, vicino, vicino alla Francia. Abbiamo anche l'atto, e c'è l'atto pubblico, cioè, poi questa è storia, secondo la storia. Bene, lì lui dichiara che il regime feudatario è finito e adesso tutte le terre dei feudatari diventano di proprietà. Scusate, se tu feudatario vieni detratto, ti viene detratta la terra, ti arrabbi, ma se io ti do la proprietà, che prima c'avevi solo l'amministrazione, sì, ma questa, attenzione, nella norma dei contratti, dove i contratti devono essere in onore, trasparenti, eccetera, eccetera, non è un'usurpazione. Perché la proprietà non esisteva prima di quel momento, Non esisteva. Esisteva l'amministrazione del feudatario, che si dichiarava re delle terre, ma mica erano sue. Mentre addirittura Napoleone dice che la terra è di proprietà dei nobili. La vedete dove è andata a finire la storia? Vedete come finisce la storia? Finisce che oggi, da lì, ci abbiamo i catasti, vari eventuali, ci abbiamo i PRA, vari eventuali, ci abbiamo gli anagrafi, vari eventuali. Bene, siccome questa storia è un po' pesante da digerire, sappiate che noi oggi portiamo una soluzione a questa cosa. La soluzione è ritorno agli allodi. Ritorno, siccome tutti i contratti sono in frode, nulli e annullati, non solo dall'azione di OPPT 1776 dentro la Security Exchange Commission, cioè, ma sarà valida? Sarà valida. Scusate, ancora ci deposita l'Italia dentro la Security Exchange Commission, la ritiene lei valida. È lei che dimostra che è valida la SEC. E quindi se è valida per lei, è valido tutto quello che c'è lì dentro, non un po' simpo, no, Funziona così, Che ha annullato delle bolle papali, ha annullato tutti i 194 stati, in parvenza di stati, che c'erano nel 2013, 2012, tutte le banche, Tribunale dell'AIA, l'ONU e la SEC stessa. Quindi, quello è un'affermazione di diritto. OPPT cosa ha fatto in realtà? Con tutta la, allora, intanto OPPT, per chi non lo sa, è la dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti d'America. Un atto più vicino possibile alla legge naturale. Perché è la fine della schiavitù. Anche lì, ragazzi, andatevi a guardare sul sito perché ci sono dei documenti che io non provo neanche a nominarli adesso. No, perché lì c'è di tutto di più là dentro. Sono documenti ufficiali, Sono ufficiali. Non l'ho scritto io, ce l'ho messi perché domani mattina mi sono svegliato e ho detto adesso mi autodetermino dentro la SEC. Follia. Sono ufficiali di trust
ufficiali, perché la dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti d'America è un trust, una fiducia, quella degli americani e loro padri fondatori e al governo degli Stati Uniti d'America, no al governo delle banche. E infatti quella dichiarazione di indipendenza è stata ridepositata nel 2011 e si chiama oggi The One People's Public Trust 1776, quello che noi chiamiamo PPT 1776. Tutta la sua procedura che ha precluso il mondo finanziario per riduzione in schiavitù dell'unico popolo della terra, e ditemi se non è vero, quell'azione lì, pubblica, valida, inconfutabile oggi, una denuncia internazionale, ad oggi legge, nella stessa legge UCC, valida a tutti gli effetti, quella lì, quell'azione lì, ha ripristinato, chiudendo tutto il sistema World Bank, la legge naturale, l'allodio primigenio, l'ha fatto già giuridicamente questo, ma è un diritto, perché il dovere l'ha fatto facendo tutta la procedura, eh? E qui direbbe qualcuno casca l'asino. Mi è stato detto un po' di tempo fa da un avvocato internazionalista, sì, lo sai Barbara, però che lì c'è un problema, sì che lo so, è un diritto, se nessuno lo esercita rimane lì bello chiuso dentro la SEC, è certo, mi ha detto. E io gli ho detto, adesso c'è un popolo però che lo reclama. Infatti, quando voglio un diritto dentro la Security Exchange Commission, devo fare un claim, che vuol dire reclamo. Non vi dico che cosa mi ha risposto con le sue parole, perché non sono state carine. Prima ha detto, mo so cavoli. Eh sì, ho detto, so cavoli. Quanti siete? Tanti. Tantissimi. Che volete? Il ripristino della legge naturale. Vogliamo l'accesso diretto al nostro valore. Quando ci serve, dove ci serve e come ci serve. Vogliamo essere liberi di respirare, vogliamo essere liberi di esprimerci, vogliamo essere liberi nel dovere, no solo nel diritto. So autodeterminata e faccio come mi pare, questa roba non è autodeterminazione, non lo è. Se qualcuno vi dice io sono autodeterminato e faccio come mi pare, quello non è un autodeterminato, è un pazzo scatenato per me. Perché? Perché davanti alle leggi quello è il primo che viene tolto di mezzo. Perché tu dici di aver capito, ma non hai proprio compreso. Perché tra capire e comprendere c'è una bella differenza. Tutti capiamo, poi comprendere il concetto è un'altra storia. Quindi OPPT ha ripristinato la legge naturale giuridicamente, perché non se n'è mai andata, eh? Ci voleva un reclamo. Chi l'ha fatto sto reclamo? Ma quanto siete belli! L'abbiamo fatto noi, ma non soltanto come singoli che si alzano in piedi e dicono stop, come un popolo. E questa è la novità. Questa è la novità, questa è la coordinata cooperazione, che nell'OPPT è chiara. Chi lo interpreta all'OPPT dice, ma Ether ha detto io sono One People. Ha detto One People. One People che cos'è? Un popolo. Un, no, 100.000. Un popolo fatto di tribù native. Qual è il problema allora? Non c'è un problema. Il reclamo ormai è stato fatto. C'è solo da riconoscerci tra noi. No, col sistema. Tra me, tra uomo e uomo. Io la sento se è una verità, è una verità. Non me lo deve dire un pinco pallino. Sì, posso ascoltare sta Barbara Banco che chiacchiera, ma dentro di me sta cosa o suona, scusate il dialetto, o suona o non suona. Quindi o per
personas o non personas? Persona. Giuridicamente, schiavo. È una scelta. Senza giudizio, è una scelta. E non spetta a me farla per ognuno di noi. Spetta a ognuno di noi farla per se stesso. Io la mia l'ho fatta. E intorno a me vedo tanti che l'hanno fatta questa cosa. Perché qui si è venuti a scegliere. Se non so chi so però, chi sono io, come faccio a scegliere? Tutto questo serve per ricordarci chi siamo. C'è qualcuno che ha qualche domanda? Vi è piaciuta la storia? Perché questa è la storia, eh? È la storia, eh? Vi do anche un'ultima indicazione. Vi do anche un'ultima indicazione di ricerca, perché tutto questo voi lo potete andare a ricercare. Perché è tutto pubblico, è tutto documentato, è tutto scritto, autografato, registrato, iscritto, ufficiale. E non ufficioso, mi suggerisce Marina. Vi do un altro suggerimento. Sul sito potete trovare una lettera. Una lettera scritta nel 2004 di un certo Ernest Bay. La scrive a un certo Kofi Annan, presidente in quel momento delle Nazioni Unite. Attenzione, è ufficiale, è depositata dentro l'ONU. Potete andarla a cercare, la trovate, perché l'abbiamo cercata. E una delle cose che, delle tantissime cose che ci sono in quel documento, perché è veramente preciso, puntuale, tanto che nella bibliografia di quel documento c'è sta anche la parola, la riga della pagina. Capite? La parola della riga della pagina. Non è un documento così, ho letto, caro amico, ti scrivo. È scritta da colui che si definisce presidente degli Stati Uniti d'America. Che significa? Lì c'è scritto, in quel documento c'è scritto cosa significa. E in una pagina dice, diciamocelo, Cristoforo Colombo non è mai esistito, come non è mai esistito Amerigo Vespucci. O viene un attimo da... Pure! Io lì, quando l'ho letto, già avevo captato da altri testi questa informazione, ma io non mi fermo mai alla prima che mi arriva, mai. Io le devo sapere almeno 3 volte le cose, perché 3 mi sembra il numero giusto. Quindi che vuol dire? Che quando io trovo un'informazione non è che dico ho trovato questa informazione, vado a cercare se altri testi e altre fonti mi portano la stessa informazione. Non è che ce ne siano tanti di testi che riportano questo tipo di informazioni. E allora lì, quando l'ho letta, più di una volta, quella era più di una terza volta, mi sono detto, ma come io lo dico alla gente? Che, specialmente io che sono della provincia di Viterbo, insomma, nel Lazio, Roma, dove c'è la Cristoforo Colombo che so 3 corsie per ogni senso di marcia, ho detto, come io lo dico? Boh, non lo so, non glielo dico. Beh, ve lo sto dicendo adesso. E ve lo sto dicendo adesso dicendovi che sul sito trovate questa lettera tradotta grazie al popolo che è sempre presente, si dà sempre da fare, e è ufficiale. Se c'è qualcuno che vuole fare qualche domanda, ribadisco, sono qua per quello che so, per quello che non so, rimando alle ricerche continue che il popolo sta facendo. C'è una mano alzata lui in fondo, un momento che ci vuole il microfono. Buon rientro, protetto.
Una cosa che non ho capito, prima avete detto che la memoria è nell'acqua. Ah, mi domandano che cosa hai detto, la memoria è nell'acqua. Sì, la memoria è nell'acqua. Quante acque ci sono sul pianeta Terra? Una. Cioè, voglio dire, è chiaro, no, che ce n'è una. Che comprende tutta l'acqua liquida, tutta l'acqua solida, tutta l'acqua gassosa, tutta quella di mare, quella delle terme, quella dolce, giusto? E quella dentro di me. Dentro di te. Dentro tutti noi. Che siamo fatti per il 75%, qualcuno dice anche un po' di più, di acqua. La memoria dell'acqua è ancestrale. L'acqua ha memoria, siccome si informa. Andate a guardare gli studi di Masaru Emoto, è un giapponese, li trovate su YouTube, li trovate, adesso ormai è molto più semplice trovare le informazioni, e vedete cos'è l'acqua informata, quindi come si fa a dare le informazioni all'acqua, e quindi come io, ecco, ti faccio questo esempio. Quando ho fatto vedere questo video a mia figlia, che aveva, se no, 8 anni, oggi ce n'ha 16, quando io l'ho fatto vedere, lei mi ha guardato e mi ha detto: mamma, ma allora quando i bambini litigano e si dicono le cose cattive, stanno informando l'acqua? Capite come ci informano pure? Quando io litigo con te, ti dico parole brutte, diciamo così, per capirci, brutto e bello pure lì, cioè, ci sarebbe da aprire un dibattito. Capisci che cosa ho fatto? Non ti ho fatto male perché ti ho detto delle cose cattive, ti ho informato di quelle cose cattive. E guardate che ve lo dimostro che è così. Ci hanno detto che non valiamo niente. Quante volte noi continuiamo a dircelo? Anche se ce ne accorgiamo che ce lo diciamo, eppure continuiamo a dirci che non valiamo niente. Ma mica sarà la memoria della nostra acqua che ce lo ricorda. Bene, bisognerebbe informare. Tu sei piacere, visto che tu di questo argomento conosci, puoi venire anche qua e dare due. Non ti la senti? Va bene, parli da lì. Capito? Bisogna reinformare l'acqua. Bisogna ricordarci che siamo amore. Ecco perché la dichiarazione di io sono è così bella, è così energetica per il corpo umano, perché ci dice chi siamo, dà un minimo di ricordo. Poi è chiaro che me lo devo deprogrammare io tutta sta roba, ma io l'ho già tolto, o almeno ci sto mettendo tutta la mia intenzione, e ve lo dico, l'intento è ciò che ci lega dritto a questo. Quindi all'informazione dell'acqua aggiungi la cimatica come ricerca, la cimatica, e ti accorgerai che non solo l'acqua informa, anche il suono. Spero di averti dato dei suggerimenti. Prego, volevi dire l'acqua? Allora vieni qua, registrate, eccola. Alla prossima. Aspetta però, necessiti del microfono, te lo mette Patrick? Te lo mette Davide? Grazie Diana. Va bene. Va bene, va bene, che sei bella, va bene. Va bene. Ok, parla qui perché sennò non ti sentono. E questo microfono allora? Per la registrazione della telecamera. Ok, allora, tu hai menzionato Masaru Emoto. Noi abbiamo avuto una biologa, abbiamo avuto, perché vieni adesso non c'è più, questo. Una biologa che si chiama Enza Ciccolo. E se andate a cercare, ha scritto due libri. Sono un po' emozionata perché è la prima volta che mi capita di parlare. Non è la prima, ma insomma. Non davanti alle telecamere di Lombardia TV. Bene. Enza Ciccolo era una biologa italiana
e guariva con le acque mariane, chiamate anche acqua a luce bianca o sì, acque mariane. Lei prendeva, prendeva queste acque da Lourdes, Medjugorje, Montichiari, Brescia e altre località italiane e metteva in risonanza queste acque con gli organi che avevano un difetto o erano, come diciamo noi, squilibrate. E a volte li miscelava, quindi bastavano 7 gocce, preparava i boccettini per i cosiddetti, tra virgolette, pazienti che volevano affidarsi a questo. Quindi utilizzare le frequenze per guarire, questo può essere un modo, come può essere un modo facendo meditazione o andando in natura e rigenerarsi con gli ioni negativi che sono positivi. Allora, cosa è successo? Io ho comprato i suoi libri, l'ho anche chiamata, perché da piccola, per uscire da una meningite quasi fulminante, mi hanno bombardato di cobalto. Lei mi ha detto, probabilmente nel tuo corpo c'è ancora questa memoria. E volendo si possono usare, ma all'epoca a Milano c'era solo un centro che si chiama Cosmos, che è ancora attivo, che faceva la ricerca sulle acque e loro avevano testato diverse acque, alcune sono semplicemente fonti dove ciascuno di noi può andare a prenderla l'acqua. A Milano in centro, in zona isola, c'è Santa Maria alla Fontana che raggruppa le acque da 12 fonti che arrivano dalle montagne e lì si concentrano. E sono andata anche lì a prenderla. Per far che cosa? Per portarla a casa, per berla, per cucinare, fare il tè, fare il caffè, diciamo il caffè d'orzo o il caffè di cicoria, che forse fa meglio. Poi, cos'è successo? È successo che per qualche periodo sono andata a San Damiano Piacentino. San Damiano Piacentino dicono che sia la seconda fonte mariana dopo Lourdes e prima di Medjugorje. San Damiano Piacentino fino a un anno fa aveva le fontane aperte per chi voleva prendersi l'acqua e portarsela a casa. Adesso le hanno chiuse. Fanno comunque i riti religiosi che conosciamo e come si dice, però l'acqua non è più disponibile, probabilmente diventerà privata. Ecco, allora non potendo più andare a San Damiano Piacentino, ho scoperto che esiste questa fonte che è ancora più vicina a casa mia, che si chiama Fonte Prevosta a Garlasco e chi l'ha misurata ci hanno mandato anche le iene. Le iene hanno preso i campioni d'acqua e hanno testato che veramente l'acqua non è, come dicono, radioattiva o comunque dannosa per la salute, anzi ha un pH 8 che già di per sé alcalinizza il corpo che normalmente è acido, per cui allontana anche nel tempo le malattie, anche se uno non crede che le acque mariane abbiano una potenza, chi l'ha misurata in Bovis addirittura supera i 30 milioni, una cosa spiega esagerata. Spiega cos'è il Bovis, per favore. È un'unità di misura che può misurare l'energia delle cose. Un uomo, un corpo umano, vibra a 7000 Bovis, per cui tutto quello che noi ingeriamo, che ha un'energia più alta di 7000, automaticamente innalza anche la nostra energia. Allora io da settembre dell'anno scorso non sono più andata a San Damiano, ma sono andata a Fonte Prevosta, per cui con quell'acqua io faccio tutto, innaffio, cucino, sciolgo gli integratori a mia mamma a cui ho sostituito tutti i farmaci, prima diminuendo i farmaci classici per il cuore, cardioaspirina, per la schiena prendeva un oppioide, aveva il cerotto per dormire la notte alla nitroglicerina che dava
la potenza al cuore, insomma era intossicata da anni di questi farmaci. È guarita in 30 anni? No. Allora all'inizio io ho dato l'acqua di San Damiano, ho smezzato le medicine e poi arrivava l'inverno e dovevo dare un sostegno, perché d'inverno col freddo il sangue circola meno, fa più fatica a passare. Ho trovato un'azienda di integratori di cui non faccio il nome, ma se volete posso passarvelo in privato, e ho scoperto la fonte Prevosta e da lì ho incominciato a utilizzare quest'acqua che è informata. Allora è vero che noi possiamo informare l'acqua da noi, infatti per chi ha visto girare sui siti Acqua Cosmica c'è la possibilità di connettersi il 22 di ogni mese alle ore 22 per entrare nel campo di chi si connette per noi, ce n'è uno, noi entriamo in quel campo e informiamo la nostra acqua. Come facciamo a sapere che abbiamo informato la nostra acqua e ci siamo connessi a quel campo? Quello giusto. A quello giusto, perché ci sono anche dei volontari che utilizzano la radioestesia, tu mandi una foto della tua bottiglia d'acqua che hai informato col codice che viene dato quella sera in quell'orario e loro ti dicono se l'informazione è passata o meno. Con questa acqua che noi possiamo utilizzare per bere e per mangiare, per lavarci, potete immaginare come possiamo disinquinare sia il nostro corpo dall'elettrosmog senza spendere miliardi e anche dall'elettrosmog e non solo, alzare le nostre frequenze, pulire le tubature dell'acqua, andare a pulire tutte le fogne e poi se qualcuno si prende la briga di versarle in un fiume, in un lago o nel mare, aiutiamo anche a diffondere il messaggio di questa acqua che ha una frequenza altissima e che ci viene donata. Da chi ci viene donata? Dalla terra. Allora, per chi segue, diciamo, la religione cristiana, dicono che le preghiere a Maria sono quelle che guariscono il corpo fisico, per cui che poi sia il corpo fisico della terra, ma siccome l'energia è molto alta, non pulisce solo il corpo fisico, ma aiuta anche gli altri corpi a vibrare ad un'energia più alta. Si parla di frequenze, quindi le basse frequenze quando abbiamo paura, le alte frequenze quando siamo in amore. Quindi se non siamo capaci di informare l'acqua parlandole, scrivendo su la parola amore, ti voglio bene, perché in una giornata può capitare che ci arrabbiamo, che siamo depressi, che siamo delusi, allora affidiamoci all'acqua che possiamo recuperare o informare noi stessi. In queste sessioni di anche in queste sessioni di canalizzazione di quest'acqua nuova. Posso chiederti una cosa, Diana? No, perché stai parlando in maniera molto compiuta di questo argomento e hai detto che stai aiutando tua madre. Che tipo di lavoro facevi e fai ancora nel popolo? Perché è importante questa cosa, perché tu sei un sanitario. Attenzione. Allora, io per anni vabbè, ho lavorato come impiegata, ero piegata e ne ho fatti quasi 20 all'aeroporto di Malpensa, però siccome sono una donna curiosa e appassionata e ho iniziato con filosofia ma poi ho mollato quando al terzo tentativo non riuscivo a superare l'esame di statistica. E comunque c'ero andata quasi vicina perché allora ho detto faccio psicologia, per cui mi sono laureata lavorando e ho pagato i miei studi lavorando, e siccome in aeroporto H24 365 giorni all'anno potevo scegliere di fare i turni che mi confacevano, di giorno ero in università, alle 4 del pomeriggio facevo il turno dalle 4 a mezzanotte, oppure la notte, oppure quello che capitava, e ho preso questa laurea. Bene, io ho iniziato a lavorare,
con tutte le migliori speranze, collaboravo volontaria anche con la protezione civile, nel senso che la protezione civile si avvale degli psicologi dell'emergenza e io avevo deciso di collaborare con loro quando è scoppiato il Covid, perché casualmente ho trovato questo avviso che cercavano volontari per rispondere al telefono alle domande che la gente era disperata. Ecco. Bene, quell'anno lì io ancora non mi sono accorta delle truffe, della truffa, era il 2020, io il Covid l'avevo già fatto a gennaio, stando male, non riuscivo a capire come mai non mi passava questa influenza e poi una settimana di forti dolori alle ossa, però pensavo fosse un'influenza normale. Un giorno ho detto non sento né odori né sapori e mi è venuto in mente quando mio padre, malato anche lui per 18 anni, non sentiva più i sapori a furia dei farmaci che prendeva. Ho detto adesso so che cosa significa non sentire né odori né sapori. Va bene, allora mi iscrivo e partecipo a questi, a questo volontariamente a, come psicologa a questo telefono dell'emergenza. Poi siccome i centralini del 118 probabilmente erano strapieni di queste domande, il Ministero della Salute che cosa gli è venuto in mente? Di girare a noi il pronto soccorso Covid. Quindi non solo rispondevo per l'associazione, ma rispondevamo sempre su base volontaria anche al centralino del Ministero della Salute. Lì funzionavamo dalle 8 alle 24, ciascuno sceglieva un turno di 4 ore. Bene. Poi, siccome non ci si può tirare indietro, la mia scuola di formazione ha aderito alla proposta del Ministero che dopo il primo colloquio gratuito informativo tutti i successivi colloqui potevano essere fatti da psicologi o psicoterapeuti esperti. Bene, vuoi tirarti indietro? No, eravamo a casa. Ecco, per cui io lì mi sono allargata, no? Sulla sedia, col computer, nel senso fisico mi sono allargata, ho preso molto peso. E quindi è andata avanti fino a luglio, perché dopo il primo colloquio che è terminato, abbiamo fatto marzo, aprile, maggio, dal primo giugno erano liberi tutti, ma chi aveva già stabilito di fare i colloqui successivi fino a 4 poteva continuare con gli psicologi o i psicoterapeuti. Per cui anche lì, cosa succede a settembre? Ci danno il diploma, per aver collaborato a tutto questo, benissimo, quindi è in Comi, e questo era settembre 2020. Agosto 2021, sospesa. Perché? Perché ultra cinquantenne, così già sapete più o meno quanti anni posso avere, e ultra cinquantenne non ho fatto la doccia. Non hai fatto la doccia. Non ho mangiato il pasticcino. Bene, allora ho detto va bene, però io restavo ancora nell'associazione. A un certo punto a gennaio, gennaio-febbraio, do la revoca all'associazione di psicologi dell'emergenza e qualcuno mi viene anche a chiedere il perché. Ma come mai? Ma forse perché c'era un fuggi-fuggi, ma per altri motivi, da questa associazione. Ho detto, ma scusate, ma voi chiedete di essere ai volontari come noi, di partecipare online alle emergenze. Finora abbiamo fatto solo online. E voi per la nuova iscrizione, per l'anno nuovo, mi chiedete di fare la seconda dose. E dico, ma ci siamo o non ci siamo? Per cui arrivederci. Per cui lì, dopo ho incontrato l'intervista di Barbara Banco da parte di Red Ronnie, ed era ottobre-novembre 2021, ma questa donna parla così velocemente che io non sono riuscita a capire dove dovevo andare a trovare le informazioni. Se cercavo Barbara Banco mi usciva di tutto tranne Barbara Banco. Ho dovuto aspettare fino a dicembre, gennaio 2022 e lì poi sono ricomparse le interviste. Beh, insomma, questa è la storia. La mia storia
funziona così. E da lì ho scoperto la truffa e ho scoperto tante altre cose. E quando l'anno scorso, prima dell'estate, qualcuno ha voluto mettere in piedi le sovranità, io ho aderito, cioè qua c'è scritto volontariamente, sì, c'è scritto proprio così. Comunque, se ha un senso esserci e contribuire, no, a migliorare noi stessi, il nostro ambiente più vicino o quello un pochino più largo, e perché no? E quindi prima dell'estate abbiamo dato l'adesione, a settembre siamo partiti, è stato uno dei primi giorni di settembre, è partita la sovranità della cura, concilio della cura, che poi è diventata sovranità dell'equilibrio, perché in questa sovranità ci sono anche diversi concili, quello della cura, quello del movimento consapevole e quello dell'uno verso il sociale. E quindi cos'è successo? È successo che poi, dopo esserci un po' organizzati su come portare, diciamo, la nostra opera a disposizione anche del popolo, a novembre è partita la chat richieste al Concilio della Cura, e da lì qualcuno ha la risposta direttamente dalla chat con i volontari che sono intorno quella settimana. Qualcun altro ha la possibilità di visionare tutti gli operatori che si sono resi disponibili in tutta Italia e quindi chiamarli direttamente, e nel nostro piccolo facciamo quello che possiamo. E poi niente. E poi sei fantastica. No. Sei fantastica. Grazie. No, per tornare alle acque. Per tornare alle acque, cos'è successo? Io continuavo a fare quello che ho scoperto a settembre 2021, questa fonte prevosta che è vicino a casa. Bene, poi cosa succede? Succede che incontriamo i contadini che stanno facendo la rivolta con i trattori. E ho detto, vabbè, io vicino a casa mia fanno questa protesta, vado e chiedo se vogliono essere intervistati. Perché? Perché venivano i TG a prendere, a fare interviste, ma se uno rilasciava un minuto di intervista sul TG locale, regionale, questo è quello che ho sperimentato io, passavano 20 secondi. Allora, al secondo incontro, al terzo incontro, ho detto, ma voi volete partecipare e fare le vostre dichiarazioni fuori dai denti, senza nessuna censura, nel nostro incontro in diretta, che all'epoca era ogni lunedì dalle 18. Quindi abbiamo incominciato ad ascoltare le loro problematiche, e insieme noi abbiamo chiamato riunioni con e per i coltivatori, perché poi abbiamo anche lanciato le nostre proposte. Da lì abbiamo scoperto i microorganismi effettivi, abbiamo scoperto, e quindi se noi potenziamo queste acque, o è meglio, se noi potenziamo i microorganismi effettivi con queste acque, oltre a purificare noi, possiamo purificare i laghi, e i mari, e i fiumi, le nostre fogne, come dicevo. E quindi il nostro lavoro, diciamo, sia per noi stessi egoisticamente, ma sia per tutti, lo stiamo facendo. Quindi è importante, per chi ha una competenza e si sente di dedicare un po' di tempo per tutti, di mettersi all'opera. Tutto qua, quello che sono stata l'ho detto, quello che adesso giustamente l'ordine mi manda fuori da pagare la tangente, gli ho detto, ma come, tu mi sospendi, vuoi anche che io ti paghi? Certo. Ecco. Cioè, cose assurde. Grazie Diana. Grazie. Allora, per chi vuole portarsi a casa un po' di acqua, io sto finendo di farla informare là nell'angolino. Basta che abbiate una bottiglia vuota, e finché ce n'è, è qua. Sì. In gratuità. Chiaramente.
se poi siete alla guida e vi scappa l'occhiolino che non... Allora, io mi sono munita naturalmente, viola l'ho comprato, d'estate ci metti la pila e fa anche la ventola, ti dai una bella spruzzata, ok? Se ci metti gli EM toglie anche l'elettrosmog dall'ambiente, ok? Si trova quella bottiglia. No, su Amazon, no, su Amazon, su internet la trovi. E si chiama, ce l'ho in macchina, ne ho due. Comunque viola è bellissima. Grazie. 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 Ecco. Allora, io c'ho, come dire, la verve comica, però non scherzo quando parlo. Sì, no, fantastica Diana. Era importante farla presentare perché e poi anche non ha concluso anche con tutti gli studi che lei poi ha fatto su tutta una serie di integratori che sta facendo utilizzare anche a sua madre e che io sto facendo utilizzare a mio padre con ottimi risultati, dopo che non ve lo dico come l'hanno trattato in quello che si chiama ospedale. Prima si chiamavano ospitali, oggi lo sono un po' meno. Detto questo, questi contadini, quindi questi uomini e donne che lavorano la terra, che producono cose naturali, adesso hanno dei loro spazi all'interno del popolo. Sono i mercati dove possiamo noi stessi del popolo andare a raccogliere i frutti della natura tirati su con amore. Attenzione, è importantissima questa cosa, perché deve essere chiaro che questo popolo non è qui a girarsi i pollici, come diceva mio nonno, è qui a recuperare la patria, la terra dei padri, è qui a recuperare le tradizioni, è qui a recuperare soprattutto il diritto di esistere. Vi ringrazio tutti. Vi domando se qualcun altro vuole fare una domanda, ce n'è una là, perché ci sarà tempo per una non di più. No, volevo solo sapere, si parla tanto di quantum financial system, no? Quindi dei BRICS, di tutte queste cose qui, dell'azzeramento di tutti i conti perché poi diventeremo tutti ricchi, ce ne saranno un sacco di soldi, eccetera, eccetera. A me sembra di nuovo una truffa del sistema, di un altro pezzo bene. Di sistema, però sempre di quello. Volevo vedere, cioè sapere la tua opinione. Allora, la mia opinione sul quantum financial system, questa è un'informazione che gira da un po'. Sarebbe da andare un po' indietro per con i capelli bianchi, i capelli neri che nascono tutti e due insieme intorno al 1776 e che in realtà sono le due facce della stessa medaglia. Se mi chiedi cosa sono i BRICS, secondo te se c'è da affidarsi a questa nuova entità che nasce come competitor della Federal Reserve, quindi come alternativa alla Federal Reserve, ti dico con certezza che nasce grazie a Goldman Sachs. Quindi di nuovo io non vedo proprio niente. Poi ripeto, su questo mi posso anche sbagliare, ma fino adesso quello che vedo è questo. Ne parlavamo anche prima con alcuni che mi facevano delle domande su Putin, che sinceramente poteva aver finito la guerra nel giro di 3 minuti netti. E tra l'altro quale guerra è? Sì, per chi non lo sapesse, l'Ucraina è una regione della Russia. È una regione della Russia. Quindi è come se domattina si alza in piedi il Lazio e dice voglio fare la secessione. Che c'entra la NATO in tutto questo? Niente. Ecco. Quindi detto questo, lo spazio aereo dell'Ucraina è russo, ci avrebbero messo 3 minuti a farla finire sta storia e invece siamo qua a mandare armi dalla NASA, dalla NATO, mandare armi, mandare uomini e per mantenere sempre il solito stato di guerra di cui parlavamo prima, né più né meno. Su questo
questo è il mio sapere, però ripeto, pure qui potete andare a cercare tranquillamente e scoprirete che fino a prova contraria, questo è il mio sapere, il meglio delle mie possibilità oggi. Non ho più tempo di domande, magari le facciamo dopo quando abbiamo chiuso. Vi ringrazio tantissimo, questa terra è sempre potentissima, non a caso è scappato fuori quello che abbiamo detto oggi pomeriggio, che attendo con molto piacere e assolutamente intrepidazione che qualcuno me lo confuti, perché è ufficiale. Grazie. Grazie al popolo, tutto il popolo e soprattutto alla terra piemontese. Grazie.